Bene ragazzi, questo è un video molto più generale, non fa solo parte del moto rettilineo uniforme. E infatti nei video precedenti io avevo spiegato come passare da un grafico posizione nel tempo a un grafico velocità nel tempo e voi velocità istantanea. Voi questo passaggio qua, dalla posizione, dal grafico posizione tempo al grafico velocità tempo, per ora lo sapete fare soltanto se qui ho delle linee, ho una linea spezzata, nel senso che ho una linea che va magari va così, una linea che va così, una linea che va così. Questo perché posso pensare che questi siano tre tratti di moto rettilineo uniforme dove la velocità istantanea è uguale a quella media in questi diversi tre tratti, quindi posso dire che ci sono dei tratti finiti, quindi magari qui all'istante 4, qui all'istante 5 e qui all'istante 7, in cui magari qui la velocità vale 0 metri al secondo, 0 facciamo, qui più 1, qui meno 3, e quindi come faccio a raffigurare la velocità nel tempo? Allora, fino all'istante, ho l'istante 4, l'istante 5 e l'istante 7, allora, usando i colori, questo tratto è a velocità 0, quindi, e la velocità fa 0. Poi, questo tratto è a velocità, abbiamo detto, più 1, quindi dal 4 al 5 c'è la velocità più 1, e poi l'ultimo tratto che facciamo in viola, la velocità vale meno 3, quindi dal 5 al 7 mi devo posizionare qui sull'ordinata a meno 3 e dire che fa tanto così, meno 3. Sono tre moti rettilinei uniformi, cioè la velocità è costante nel tempo. La domanda è: come faccio a fare non questo passaggio, ma questo? E per farlo ovviamente mi metto in un esercizio semplice, cioè sempre solo delle linee dritte, ok? Quindi noi partiamo adesso da un esercizio fatto così, ma non vi dico nulla sulla posizione, vediamo se riusciamo a farlo, cioè non c'è tantissima teoria, ok? Bisogna solo capire una piccola cosa. Allora, soprattutto bisogna anche avere cognizione un attimo sui segni, altrimenti lo facciamo ragazzi facendo subito un esercizio, cioè vi do un grafico velocità-tempo fatto così, un corpo che all'inizio va, allora qui c'è la velocità istantanea nel tempo, qui c'è il tempo espresso in secondi e la velocità espressa in metri al secondo, e la velocità fa per i primi 4 secondi più 2, poi per fino all'istante 6, quindi per quanti altri secondi? Per 2 secondi fa meno 4. Tanto ragazzi è un corpo che va avanti e poi torna indietro, un po' di cognizione anche su questa cosa. Va bene, meno 4. Poi, per un istante va a velocità meno 2 e poi dall'istante 7-8 la sua velocità fa 0. E poi dall'istante 8 facciamo 9, anzi facciamo 8-10, va, così facciamo qualcosa di più carino, 8-10, la sua velocità fa più 3, quindi è qui sopra. Ad altezza più 3. Allora, la domanda è: come faccio a creare il grafico della posizione nel tempo? Allora, avete qualche idea? Allora, guardate qui. Sono andato in avanti per 4 secondi
andando ad una velocità che fa 2 metri al secondo. Quindi, intanto, una cosa che non è banale, io da che posizione iniziale parto? Visto che qui non c'è scritto. 0, perché la scelgo io. Non sapendo da dove parto, lo poniamo nel punto più intelligente. Quindi, adesso io faccio un altro grafico, che sarà il grafico che gli sta esattamente sotto spazio-tempo. E quali sono i ragazzi secondi importanti? 4 poi? 6. C'è il 6. Il 7. L'8. E il 10. Allora, cosa succede all'istante, dall'istante 0 all'istante 4? Il corpo va in avanti percorrendo quanti metri? Perché? Perché giustamente fai la velocità istantanea per il tempo che passa. Allora, avete una visione geometrica di cosa sia il tempo che passa per la velocità che c'è stata? Se tu fai questo delta t per questo v, cosa viene? L'area di un... non di un quadrato, di un rettangolo. E infatti, ragazzi, di quanto la posizione è cambiata, il nostro vettore spostamento vale più 8, che vuol dire che io sono partito da posizione 0 e sono arrivato fino a posizione più 8. Qui dentro io ci scrivo un bel più 8, è l'area base per altezza. Ricordo a chi non sa niente, l'area di un rettangolo è base per altezza, ho fatto così. Quindi, ragazzi, cosa vuol dire? Che qui io parto da posizione 0 e in 4 secondi arrivo fino in posizione 8. Quindi devo ovviamente fare una bella linea retta e qui scrivo 8. Ok? Qui c'è, è la posizione nel tempo espressa in metri. Poi sapete andare avanti? Andiamo avanti con la storia. Cosa succede, ragazzi, dall'istante 4 all'istante 6? Passano 2 secondi e vado ad una velocità che vale meno 4, quindi sto tornando indietro. Quindi ero nell'origine, sono andato a destra dell'origine, adesso ritorno indietro. Quanto vale quindi quest'area? Più 8 o meno 8? Bravi, devo fare 2 per meno 4, quindi quest'area vale meno 8, che vuol dire ho sì percorso 8 metri, ma contro il mio asse X, sto tornando indietro. Questa cosa significa? Che se io sono in posizione 8 e poi perdo 8, dove vado? A 0, quindi non vado in avanti. Quindi se il primo tratto era quello rosso, una bella linea dritta, adesso cos'è che succede nei 2 secondi successivi? Che perdendo 8 metri ritorno in posizione 0. Se ne avessi persi 6, sarei arrivato in posizione 2. Mi seguite? Bene. Andiamo avanti, vediamo se avete capito. Adesso prendiamo questo cosino verde. In un secondo, quanto vale quest'area? Sì, perché devo fare 1 per meno 2. Quindi vuol dire che sono arrivato all'origine e torno ancora più indietro dell'origine. Quindi, visto che torno ancora indietro di 2, ragazzi, come disegno adesso? Cosa faccio? Bravo, va ancora verso il basso e in questo secondo va giù di 2. Quindi sarà fatto così, fino ad un'altezza che fa meno 2. Vediamo perché le inclinazioni sono diverse? Perché le velocità sono diverse, tutto collegato. Ora, cosa succede, ragazzi, dall'istante 7 all'istante 8? Torna su? La sua velocità è 0, quindi dovrei fare l'area di un rettangolo che come base ha 1 e come altezza
a 0. Quanto fa 1 per 0? 0. Quindi sta fermo, però il tempo passa, giusto? Quindi la sua posizione non cambia nel tempo. Il tempo gli passa sotto, giusto? Il tempo passa. Ma la sua posizione rimane sempre meno 2. Perché lui era in posizione meno 2. Adesso è difficile. Ed è l'ultimo. Qual è un colore che non abbiamo ancora usato? Un colore non ancora usato, il giallo, che ho paura che non si veda. Vabbè, lo facciamo. Allora, quanto spostamento con segno ho creato qua? 6, perché passano 2 secondi e la velocità fa più 3. Quindi qui scrivo più 6 e l'area è più 6. Allora, ma io fin dove arrivo? Io adesso sono in posizione meno 2 e vado in avanti di più 6, più 4. Quindi se 4 è qua, ok? In 2 secondi arrivo fino in posizione 4. È facile, difficile? Ma se uso i colori e ha cognizione sulle cose non è difficile. Ultima cosa e chiudo. Da questo grafico qua, è possibile trovare subito lo spostamento totale? Totale, dall'inizio, dall'istante 0 all'istante 10. Sommando tutte le aree. Sommiamo tutte le aree di un botto, viene più 8, meno 8, 0. Meno 2, meno 2. Più 0, 0, più 6, più 4. Quindi vuol dire che se vi chiedo solo, ad esempio, lo spostamento totale, voi fate più 4. E infatti, che cos'è la velocità media? È la velocità in questo grafico che avrebbe avuto un corpo, non se avesse fatto tutto il giro del nostro amico, ma se fosse solo partito dall'inizio alla fine. Il nostro amico sarebbe in 10 secondi andato dalla posizione, andando pianissimo, dalla posizione 0 alla, scusate, dall'istante 0 in 10 secondi, dalla posizione 0 all'istante 4 andando pianissimo, mentre l'altro amico deve fare il blu, il rosso, poi deve tornare indietro, deve andare in avanti. Quindi, e finisco, la velocità media totale, come si fa a creare, ragazzi, da questo, diciamo, dall'istante 0 all'istante 8? Faccio una domanda alla Polly. Per fare la velocità media totale, devo fare la media aritmetica di queste velocità? Devo fare più 2, meno 4, meno 2, più 0, più 3, il tutto fratto 1, 2, 3, 4, 5? Assolutamente no, perché queste velocità durano tempi diversi, no? Quindi in realtà devo fare il delta S fratto il delta T totale. Allora, quanto vale il delta S totale, visto che vado dall'inizio da 0 a più 4? Più 4 metri. E quanto vale il delta T totale? 10. Quindi qual è la velocità media? 4 diviso 10 fa? 1 non fa 1, fa 1. 4 diviso 10 fa 0,4, ovviamente. Chiudo il video. Ragazzi, qualcuno di voi vede in questo grafico qualcosa che rappresenta una velocità che fa 0,4? Che ha capito bene tutto? Sì. È il coefficiente angolare, ma di quale retta? Della retta nera. Perché rappresenta lo spostamento totale, che poi alla fine è questo, fratto il tempo che passa, che è questo qua. Quindi un corpo che avesse fatto rosso, blu, verde, viola e giallo, sarebbe partito e arrivato insieme ad una persona invece che andava di moto rettilineo uniforme con la velocità che vale 0,4.